Benvenuti a Carmelo Velardo, Luca Rivoira e al professor Roberto Keller. Spero di aver pronunciato bene il nome di Luca e che poi mi correggerà. Grazie Luca. Allora, ho pensato di invitarli qua nello spazio della scuola allo schermo perché a pochi giorni avranno le anteprime di un lavoro molto cinematografico, molto bello che hanno curato. Da punti di vista e con professionalità diverse, relativo che parte dal progetto Contatto, di cui poi ci parleranno Luca e Carmelo e anche il professor Keller da un punto di vista più scientifico, e che ha dato vita poi a un docufilm a cura di Vacis e di Fornasero, che è dal titolo Sul Sentiero Blu. E è la storia di un cammino. Di un cammino di inclusione, quindi è un tema che a noi della scuola allo schermo è particolarmente caro, e questo cammino che parte da Santiago di Compostela, in realtà poi si trasferisce in Italia sulla Via Francigena e vede coinvolti appunto Luca e Carmelo in un percorso inclusivo che portano avanti con dei ragazzi appunto con disabilità per giungere poi a Roma. Ecco, chiedo a Carmela Luca di iniziare a raccontare e poi al professor invece Keller di fare una riflessione di tipo più, diciamo, dal suo punto di vista, di studioso, legata al valore di un progetto come questo e al valore anche dell'utilizzo di questa fonte filmica che eventualmente poi avremo forse la fortuna di poter erogare per un periodo breve alle scuole, qual è il valore, il significato anche didattico e formativo di un'esperienza come questa. Mi chiamo Carmelo Velardo, sono il responsabile della comunicazione e immagine pubblica del Rotary del distretto 2031 e questo progetto, come ha detto lei, inizia in effetti dal cammino di Santiago di Compostela che io e Luca abbiamo fatto nel 2019. Al termine di questo cammino, dopo aver incontrato e aver conosciuto anche educatori lungo il percorso che abbiamo fatto, quando siamo arrivati siamo rientrati a casa, siamo stati avvicinati da un educatore che voleva delle informazioni sul cammino perché voleva portare dei ragazzi lungo il percorso. Ci siamo parlati e con Luca abbiamo fatto un approfondimento su questa proposta e abbiamo pensato di fare questo viaggio, fare questa avventura non a Santiago, ma a farlo in un posto più vicino a noi sul nostro territorio. E da lì è iniziato uno studio di fattibilità per comprendere che cose che potevamo fare, come potevamo farlo. E ha entusiasmato molto e molti questa preparazione di questo nuovo viaggio e moltissime persone si sono aggregate a noi, tutte di alto profilo, comprese anche appunto il regista Vacis e il produttore Fornasino. Quindi poi abbiamo naturalmente coinvolto il dottor Keller che ha partecipato per tutta la parte relativa alla gestione dell'aspetto scientifico perché principalmente il lavoro era proprio quello, creare un progetto scientifico, non una semplice passeggiata per andare a Roma, non una semplice passeggiata per incontrare il Papa, ma un momento di crescita per questi ragazzi strutturato e organizzato. Come diceva prima, come ha detto Carmelo Velardo, il progetto Contatto nasce di ritorno dal Cammino di Santiago. Eravamo in aereo, ci domandavamo cosa potessimo fare ancora e lì, anche come dire, sull'emozione, il carico di tutto quello che abbiamo vissuto, ci mettiamo in testa che qualcosa avremmo dovuto ancora fare. Rientrati poi alla base, abbiamo tenuto una conferenza raccontando i risultati. Noi avevamo portato un service sullo spreco alimentare lungo il cammino, quindi abbiamo una serie di temi da trattare. Alla fine di questa conferenza ci viene, come dire, fatto un invito a ragionare anche su aspetti legati all'inclusione lungo il cammino di Santiago. Di tutta risposta rispondiamo: no, no, non andiamo più a Santiago, se lo facciamo sulla Via Francigena e andiamo a trovare il Papa.
portiamo quindi i ragazzi a trovare il padre. Nasce un po' come una battuta, ma da lì abbiamo poi costruito quello che è diventato il progetto. Abbiamo scelto di farlo sulla Via Francigena per più motivi. Il primo è dare visibilità e valore a quelli che sono i percorsi italiani e che quindi magari sono un po' meno rinomati rispetto al Cammino di Santiago, ma che sono bellissimi da un punto di vista enogastronomico, da un punto di vista paesaggistico, di storia. Ci sono, abbiamo attraversato dei borghi bellissimi italiani che meritano di essere conosciuti e soprattutto meritano di essere visti. Il secondo aspetto era dare la giusta visibilità all'inclusione sul nostro territorio. Questo l'abbiamo fatto anche attraverso l'incontro con le istituzioni. Noi in ogni tappa, ogni città, paese, frazione che attraversavamo, c'era sempre pronta l'accoglienza delle istituzioni, delle associazioni locali, un incontro anche tra realtà simili, perché comunque abbiamo incontrato anche associazioni che seguono le disabilità, che seguono temi sull'inclusione, facendo quindi quello che è un incontro, parlando e incontrandosi e confrontandosi su quelle tematiche. Il terzo punto poi ovviamente era come lo comunichiamo e quindi il decidere di mettersi intanto all'interno del team un pool di comunicatori sulla base social e dall'altra parte invece quello di creare poi quello che era il film in modo tale da dare un punto di vista diverso a questo racconto, ma che potesse, come dire, testimoniare le potenzialità non solo del progetto, ma anche dei nostri ragazzi, che spesso vengono visti con occhi sbagliati, ma che invece hanno delle grandissime potenzialità che all'interno del film possono essere riscontrate. E in ultimo, poi riuscire, come dire, nell'impresa di, ok, aver fatto 200 e più chilometri, 235, poi quelli effettivi, ma di incontrare il Papa e quindi avere una ciliegina sulla torta e dire sei arrivati fino a Roma, il Santo Padre ci ha ricevuto, ma per arrivare lì abbiamo fatto un percorso ed è quello che conta. Sicuramente questo progetto ha avuto molti risvolti. E la prima cosa è una lotta allo stigma che spesso caratterizza l'autismo e le persone disabili. E quindi, come dire, per favorire l'inclusione bisogna fare una cultura dell'inclusione. Quindi far vedere che cos'è l'autismo, che cos'è l'autismo nella quotidianità di queste persone è assolutamente una cosa, fondamentale e importante. Poi c'è stato un altro aspetto che è quello relativo al volere creare un gruppo di persone che sono insieme, si pongono sullo stesso piano perché tutti noi abbiamo camminato con le stesse difficoltà dei ragazzi. E un altro aspetto è stato quello di voler in qualche modo portare nella vita reale quelle che sono le attività che in genere facciamo in ambulatorio. Nell'autismo è molto importante insegnare le abilità sociali. Le abilità sociali sono quelle che mancano alla persona autistica e che servono invece, ad esempio, per inserirsi nel mondo del lavoro, dell'occupazione, nel fare le attività. Abitualmente noi le insegniamo con dei percorsi di social skill training ambulatoriale, che però abbiamo visto spesso mancano, della capacità di mantenersi nel tempo, cioè un'abilità insegnata in ambulatorio tende poi a perdersi nel corso del tempo. Allora l'idea è stata: proviamo a insegnarli durante la vita vera, durante le 24 ore, stando insieme con le persone autistiche nel quotidiano, per tutta la giornata e per tutte le attività. E poi lavoriamo anche sul piano motorio, cioè il piano motorio che spesso viene a mancare nelle persone con disabilità, è stato portato avanti anche qui con un programma scientifico, con un preparatore atletico che in qualche modo ha valutato le persone anche da un punto di vista posturale del cammino e ci ha seguito lungo tutto il percorso. Quindi tre obiettivi: uno, comunicazione, la lotta alla disabilità e soprattutto la lotta allo stigma connesso alla disabilità; due, il migliorare le competenze sociali ma durante un programma di vita vera; tre, il migliorare anche le competenze motorie. Il progetto Contatto non è solo più ormai correlabile solamente a questo cammino che abbiamo fatto lungo la Via Francigena. Il progetto Contatto è un modello di sviluppo per progetti di tipo abilitativo. Dico questo perché questo progetto, che apparentemente può sembrare una cosa molto semplice, organizziamo un cammino e portiamo i ragazzi a Roma.
E in realtà dietro c'è stata una preparazione, devo dire, estremamente minuziosa, estremamente dettagliata di tutto, non solo con lo studio di fattibilità, ma con l'analisi del rischio, con la definizione degli obiettivi, con la definizione dei ruoli all'interno del gruppo. Eravamo 18 che camminavamo insieme ai ragazzi, un gruppo di 30 persone. Ognuno di noi aveva dei compiti ben precisi da portare avanti e degli obiettivi da raggiungere. E così, mantenendo questo metodo, questo sistema, che è un sistema, mi lasci anche dire, se vogliamo, di tipo organizzativo, un po' industriale, io vengo da questo tipo di esperienza, applicato anche a questo tipo di approccio, con questo tipo di approccio ha fatto sì che, tutto è andato perfettamente bene.